Quando KWS è arrivata in Italia, aveva, immagino, l'obiettivo di portare il know-how che aveva accumulato, che aveva maturato negli altri paesi. La cosa importante era essere il primo paese che supportava il gruppo nella produzione di sementi di alta qualità. L'idea era da acquistare una buona conoscenza dei mercati italiani e un'opportunità di lavorare e di crescere in Italia. Ricordo quando ho cominciato la mia carriera professionale, venivano ancora seminate delle varietà di barbabietola più di germe, che avevano bisogno di tanta mano d'opera per fare il diradamento. Senza l'introduzione delle varietà monogerme che ha fatto KWS tanti anni fa, probabilmente la cultura della barbabietola non ci sarebbe più nel mondo. La ricerca fatta in Italia è senza dubbio uno dei punti focali dell'attività di KWS. È così importante perché non solo ci consente di selezionare gli ibridi dal punto di vista produttivo, ma ci consente anche di valutare l'adattabilità di questi prodotti negli ambienti. In questa maniera riusciamo a creare ibridi e prodotti produttivi e sani. All'inizio il programma di ricerca che sviluppa linee e ibridi adattati alle condizioni locali. Questi ibridi vengono posteriormente trasferiti a AgroService, che posiziona i prodotti e lavora molto vicino con gli agricoltori per dargli le soluzioni adatte alle sue realtà. Il lavoro di squadra è fondamentale per portare avanti tutti questi passaggi. KWS mi ha insegnato a lavorare in team, il lavorare insieme ad altre persone e quindi anche esporre le proprie idee e metterle sul tavolo insieme ad altre aiuta ad evolvere veramente e trasformarsi in modo positivo. 60 anni di KWS Italia, io ne ho trascorso 35 anni in ditta. Quello che non ha ancora cambiato e spero che mai cambierà è la fiducia, il modo di esporsi, di collaborare. Serve e deve esserci la collaborazione perché sia una squadra vincente. Lavoro in KWS Italia dal 1983. È stato per me fondamentale poter constatare che come cresceva il business dell'azienda, cresceva anche il rispetto nei confronti dei collaboratori e posso sicuramente affermare che per me la KWS è stata come una seconda famiglia. Fin dall'inizio la passione per l'agricoltura, l'ambiente che ho trovato, le amicizie mi hanno tenuto ben saldo nella mia attività fino a raggiungere i 36 anni di lavoro. Sarei rimasto deluso se la crescita di KWS non fosse mai avvenuta. L'impegno che certe persone mettono in questa azienda, che la sentono la propria azienda, la missione che alcuni di noi vedono in questa realtà ha portato ad ottenere questa crescita fondamentale che secondo me andrà coltivata e mantenuta nel tempo. KWS mi ha fatto crescere professionalmente ma anche personalmente. Se non lavorassimo in team e tutti mettessimo le nostre forze e abilità, non saremmo mai riusciti ad arrivare dove siamo adesso. Nel futuro ci troveremo a dover vincere nuove sfide e qui KWS potrà giocare un ruolo fondamentale puntando sull'innovazione, sulla ricerca per poter dare agli agricoltori questi nuovi strumenti e queste nuove varietà, nuovi ibridi che saranno in grado di affrontare nuove sfide del futuro. Non ci può essere innovazione senza avere alle spalle una grande tradizione, proprio come quella di KWS. Tradizione e innovazione in agricoltura vanno a braccetto da sempre. È importante crescere in maniera sostenibile per soddisfare i fabbisogni dei 9-10 miliardi di persone che abiteranno il pianeta nei prossimi anni. Questo non si può fare senza la tecnologia, senza servizi, senza ricerca e innovazione continua. E noi siamo un'azienda che va nella direzione di soddisfare i bisogni degli agricoltori dando del seme di qualità, ma abbiamo anche una missione ambientale in quanto dobbiamo sempre tenere d'occhio che quello che noi svolgiamo nel miglioramento genetico abbia un impatto ambientale e una sostenibilità anche per le generazioni future. Sono orgoglioso di aver lavorato per questa azienda e di poter lasciare ai colleghi un futuro, vorrei dire, splendente sicuramente, con tanto ottimismo. E con questo tanti auguri KWS.